Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, scusate se non ho fatto i video in precedenza, ma purtroppo sono veramente impegnato e quindi per il lavoro, eccetera, eccetera. Comunque questa è l'ultima volta che faccio, diciamo così, questo video in questa posizione, in questa postazione. Quindi da dopo la sosta riprenderemo, lo anticipo già. Riprenderemo con soliti video e soliti programmi e il terzo tempo insieme a Matteo. Questo, diciamo, è per dirvi di non lasciare il canale, anzi di seguirmi perché riinizieremo, diciamo così, tutte quelle attività. Quindi seguiremo il Pisa in prima battuta. Io, Matteo, Maurizio, insomma, eccetera, eccetera. Ok? Quindi mi raccomando. Seguite il canale, seguitemi e seguiteci. Bene, veniamo diciamo, al commento della partita di oggi. Io direi un Pisa che sta crescendo, è in crescita. Il nostro Inzaghi è veramente un allenatore al top. Io l'avevo detto già in precedenza, se vi ricordate, la squadra nel primo tempo, diciamo così, secondo me, ha dominato il centrocampo, un Marin veramente dappertutto, dovunque. Tant'è vero che il gol è scaturito proprio da un suo passaggio per Tramoni, e Tramoni non si è fatto, diciamo così, pregare e ha insaccato. Poi è venuta poi la rete di Bonfanti, ma io direi che Marin un 8, 8 e mezzo oggi se lo merita tutto. Poi è cresciuto anche Calabresi, è stato veramente incisivo, al di là di qualche sbavatura. Ma ci sta, e anche Beruatto oggi ha dato il suo. Non mi è piaciuto in un paio di occasioni. Vabbè, chiaro che insomma, non si può avere tutto dalla vita, e quindi va bene così. E io direi che un Inzaghi è veramente un allenatore che sta imboccando questa squadra, sta trasportando questa strada, questa squadra, scusate, verso, diciamo così, la strada giusta. Io direi che con Inzaghi siamo arrivati insomma, si vede la luce, siamo all'uscita del tunnel, finalmente si vede la luce in tutto e per tutto. Moreo anche oggi bene, mi è piaciuto come si è mosso in campo, mi è piaciuto, insomma, vari passaggi che ha fatto per i compagni, poi dato il colpo di testa, beh, è stato sfortunato, ma quello. Però in definitiva oggi ha dato tanto, e quello che ha dato è stato, diciamo così, ha reso, e quindi bene, bene così. Poi ci sono stati i cambi. Poi la Reggiana, quando è andata sul 2-1, la nostra squadra ha sofferto perché, insomma, poi in definitiva la Reggiana ha messo in tutto quello che aveva perché voleva riacciuffare il risultato, cioè quantomeno pareggiare la partita, ma non è stato sufficiente. Bene, i ragazzi hanno tenuto bene botta, Uwold, insomma, così e così. Per quanto riguarda i cambi, io speravo che dessero qualcosina in più. Mlakar, abbiamo visto che, insomma, ecco, io pensavo con i cambi un po' più di incisività, cioè un po' più di però abbiamo sfruttato, avete visto, delle ripartenze. Bene, poi non siamo andati al gol, ma poi per quanto riguarda testa rete annullato, vabbè, c'è fallo di mano, eccetera, eccetera, lasciamo perdere. Però alla fine un Pisa che, ripeto, nel primo tempo e fino alla, diciamo, al 2-1 segnato dalla Reggiana, un Pisa che mi è piaciuto. Poi siamo andati, ripeto, un po' in confusione, abbiamo cercato di contenere e abbiamo contenuto bene, diciamo, il risultato, e diciamo così, la partita è venuta dalla nostra parte bene, perché non era facile. Una squadra reggiana, voglio dire, di tutto rispetto, di tutto valore. Quindi Pisa che ha saputo andare in vantaggio, un Pisa che ha saputo tenere, diciamo, la partita in mano. Ripeto, forse ci sono stati dal 76esimo in poi 5-10 minuti di sofferenza, sofferenza attiva, bravo sempre in un paio d'occasioni. Lo stesso dicasi per il portiere alla Reggiana. Comunque, alla fine, un Pisa che secondo me ci ha tirato di più, e è riuscito a mantenere il risultato.
nonostante le difficoltà, perché qualche difficoltà nel finale noi l'abbiamo avuta. C'è stato un po' di sofferenza, diciamo così, però insomma, alla fine siamo riusciti a mantenere il risultato bene, perché adesso siamo primi in classifica e stiamo attendendo, si attendono i 2 punti. Se verranno i 2 punti di Cittadella, come io credo ormai, cioè se manca solo l'ufficializzazione, saremo in testa alla classifica a 10 punti. Quindi, come avevo detto in precedenza, inizio campionato, dopo la partita di Coppa Italia, se andate a vedere il mio video, ho detto quest'anno, secondo me, andremo a playoff alti. Io non ho detto, diciamo così, serie A diretta, perché per carità di Dio, no, siamo ancora presto, ancora siamo agli albori, sono le prime partite, però se tanto mi dà tanto, questa squadra ha del potenziale, sfruttato da un allenatore che ha a sua volta del potenziale, un allenatore serio, un allenatore che riesce a fare gruppo, un allenatore che riesce a vedere quali sono le difficoltà e quindi dei vari giocatori presi uno a uno, e quindi siamo a dargli la spinta giusta e insegnare, magari affinare, segnare no, diciamo affinare quelli che sono i movimenti, e l'abbiamo visto tutto stasera. Ripeto, nel secondo tempo, diciamo nel finale, abbiamo sofferto un pochettino, però Marin ha dato la palla a Tramoni, veramente, e Tramoni ha fatto, diciamo, il gol, una bellissima rete, io direi, senza una toglia alla rete di Bonfanti, che è stata altrettanto bella, ma il passaggio al centrocampo, quindi Tramoni, io direi un bell'otto a Tramoni, 8 e mezzo a Marin, e Bonfanti 7 e mezzo sicuramente sì, sempre 7 perché era diciamo il giocatore della Reggiana, era troppo solo in area, troppo solo, e quindi di conseguenza io direi che sempre non ha colpo. Per quanto riguarda il resto, bene, Canestrelli, bene, insomma, i giocatori stasera direi sufficienza piena a tutti. Quelli che io ho detto spiccano, diciamo così, un po' di più. Ecco, questo è il mio punto di vista. Bene, bene così. Aspettiamo, adesso c'è il fermo, quindi aspettiamo poi la ripartenza, insomma, insomma, aspettiamo i 2 punti ancora. Diciamo così, la giornata, domani si svolgeranno altre partite, però per adesso il Pisa è diciamo così in testa alla classifica. Questo è quanto, questa è la situazione. Secondo il mio punto di vista, la strada è giusta, la strada imboccata è giusta, al di là poi di 2 punti, ogni 2 punti quello è un, cioè, vengono tanto meglio, perché però insomma, diciamo così, abbiamo vinto in casa, pareggiato fuori. Io direi che questa è la strada non giusta di più per andare sicuramente ai playoff tranquilli, perché questo, dal mio punto di vista, è la strada intrapresa, è la strada giusta che il Pisa sta portando avanti. Bene, io mi fermo qua. Ripeto, quando riprenderà il campionato dopo la sosta, farò il solito commento e poi avremo subito, diciamo, il terzo tempo. Quindi seguitemi e seguite il canale. E quindi niente, io vi ricordo una cosa: se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!